collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vigè, Tenute Marta Rosa, Azienda Agricola Biologica Petacciato Modesto, San Giuliano di Puglia. Bentornati in cucina con lo chef. Qui dai nostri studi di Guglionesi, un cordiale saluto da me, che sono Gigi Di Simio, e ho la responsabilità di condurre il nostro programma, il programma della nostra rete, dedicato alla cucina. In questa fase particolare, come voi che ci seguite quotidianamente avete visto, per le ragioni che non vale la pena neanche ripetere, siamo stati fermi con le nuove puntate e abbiamo mandato in onda le repliche, quindi Cucina con lo Chef comunque non vi ha lasciati. E oggi ricominciamo con le puntate nuove e abbiamo deciso di ripartire con un caro amico di Termoli che è già stato con noi nello scorso inverno, l'inverno 2020, ed è tornato a trovarci. E ho il piacere di presentarvi, noi come vedete siamo distanziati per rispettare le norme in vigore in questa fase particolare, ho il piacere di presentarvi Marco Travaglini. Carissimo Marco, ciao, come stai? Non ti stringo la mano, ma possiamo stringere, purtroppo ipoteticamente ci abbracciamo e abbracciamo anche tutte le persone che ci seguono. Come stai innanzitutto? Non possiamo lamentarci, diciamo. Come hai trascorso il lockdown? Il lockdown purtroppo, vabbè, come a casa sicuro, sicuramente il rispetto tempo delle regole. Beh, quello sì, quello per carità. A casa, e dove abbiamo dedicato, diciamo, anche prendiamo la parte migliore di questo lockdown, alla famiglia e diciamo anche, perché no, all'arte culinaria, visto che il tempo ti sei allenato, bravo, ti sei allenato, come tante persone si sono viste in questo periodo passato, tanti pizze, dolci, sì, siamo un attimo, abbiamo ripristinato le vecchie abitudini, paste al forno, tutti i colori, tutti che si sono, diciamo, dedicati, avendo tempo a disposizione, certo. Quindi si sono dedicati alla cucina. Certo. Va bene, poi tu hai subito un piccolo interventino, quindi sì, hai fatto sfruttato un piccolo intervento dove, diciamo, nella mia convalescenza tu dovevi rimanere ho fermo. Ho fatto l'uno e l'altro, ho avuto ancora più occasione per effettuare alcune cosette. Va bene, quindi io ti vedo informissima, sì, quindi sì, hai superato al 100% questo piccolo problemino. Ti ringrazio. E Marco, allora oggi è 1° giugno e domani è la festa della Repubblica. Certo. Quindi tu, vedendo i nostri amici Francesco e Paolo, che sono lontanissimi, possono inquadrare il banco e mostrano i colori della nostra bandiera. Sì. Perché tu oggi per domani hai voluto anticipare, ci stai proponendo, io dico il titolo e poi tu ci leggerai, ci dirai, ci elencherai gli ingredienti: paccheri tricolore, sì, dedicati alla proprio nostra bandiera. Alla nostra bandiera, abbiamo fatto, diciamo, giusto, faccio una spiegazione veloce, ecco, dei paccheri tricolore, perché abbiamo immesso in questo piatto di mare. Gli ingredienti. In questo piatto di mare, dove è un piatto fresco, veloce, economico, visto anche l'avvicendarsi di un po' di problemi che stiamo andando incontro. Si guarda, quindi, anche alla tasca. Bravissimo. Quindi faremo questi paccheri tricolore con vongole cozze. Vongole normali o vongole veraci? Sono vongole veraci. Ah, vongole veraci. Sì, vongole veraci. Sì, sì, sono vongole veraci, cozze di nostra, del Mare Nostro. Mare Nostrum. D'altronde non possiamo fare differentemente, perché comunque ci offre per fortuna un pesce eccezionale. Vedo dei bei pomodorini. Beh, sì, pomodorini, un po' di aglio e del prezzemolo. E tra le cozze e le vongole cosa c'è là dentro? Peperone. Ah, ecco, il peperone. Sì. Due colori di peperone. Due colori di peperone per richiamare giustamente, diciamo, il piatto alla nostra tricolore. È una grossa pianta di prezzemolo. Prezzemolo, come si dice, va dappertutto. Quindi è bene averne in cucina sempre in abbondanza, in modo da aggiustare, diciamo, e decorare anche esteticamente, anche a livello. Che poi il prezzemolo, immagino, adesso vedremo, lo metterai crudo anche alla fine un po'. Certo. Perfetto, va bene, sì, Marco. Il nostro profumo. L'acqua tu l'hai già, ti sei avvantaggiato. Sì, ci siamo messi. Allora facciamo la prima cosa, mettiamo subito la pasta. Perché nel frattempo paccheri, che noi prepariamo il piatto, perché come dicevo prima è un piatto molto veloce. I paccheri hanno, diamo la loro cottura, qualche minuto di cottura in più. Sì, in modo da poter subito poi presentare il piatto con. Cioè, li portiamo alla cottura giusta.
Allora, prepariamo subito con dell'olio. Olio Evo del nostro amico Modesto Petacciato di Santa Croce. Molto buono. Molto buono. Poi biologico. Prendiamo un spicchio d'aglio, lo schiacciamo, gli togliamo la buccia. Una gentilezza, le boule vuote. Perfetto, lo mettiamo. Perché impallano. Qua. Giustamente. Ecco. Bravissimo. Giustamente. Allora, prendiamo il nostro aglio e lo mettiamo intero, perché poi lo andiamo a togliere, altrimenti sarebbe... È solo sapore. Per dare solo il sapore, sì. Tu mi dicevi che questa è una ricetta, nonostante, diciamo, ci sono diversi ingredienti, tu la ritieni veloce. Sì, perché, diciamo, è un piatto dove impiega... Ben poco tempo. Si impiega poco a preparare il sugo. Per la preparazione. Sì. Nel tempo di cottura della pasta. Già hai preparato il piatto. Ho capito, va bene. Quindi facciamo soffriggere il la nostro testa d'aglio. Cosa faccio? Inverto le pendole, così diamo. Agevoliamo i nostri cameraman con le telecamere, visto che non ci possiamo avvicinare. Sì, la nostra Perfetto. Telecamera dall'alto. Sì. Mostrerà allora, in maniera più netta. Prendiamo del peperone, andiamo a tagliarlo. Parti col rosso. Sì, facciamo giusto un po' di peperone, tagliamo giusto un po' di peperone rosso e un po' di peperone questo giallo. Questi sono proprio i colori della bella stagione. Sì, quindi andiamo a togliere. Li tagliamo a cubetti. Li facciamo soffriggere subito insieme all'aglio. Quindi la base del tuo del tuo pacchero, l'aroma forte lo darà il peperone, penso. Peperone e poi un po' di pomodorino per creare quella, però il pomodorino quella bavetta. Mi dà l'idea del dolciastro, invece il gusto deciso è quello il del peperone, vero? Sì. Oh. Allora facciamo dei piccoli spicchi di pomodoro. Allora ricordiamo una cosa, che tu lavori in una grandissima azienda metalmeccanica sì. del Molise, però sin da ragazzo ho coltivato questa passione. Hai sempre cucinato sì. per te, per i tuoi, per gli amici, poi hai girato l'Italia. Beh, insomma noi, certo. chi ti ha seguito nelle altre puntate, che sei stato con noi, un po' la tua storia. Allora là. Facciamo una cosa, provo a cambiare un attimo sì. fornello. Vai. In modo... La conosce la tua sì. storia, chi ti ha seguito, però eccoci, come si dice, non fa male ricordarlo. Insomma. No, assolutamente. Poi uno comunque deve avere una passione, la deve coltivare. Allora lasciamo andare un attimo, facciamo un attimo soffriggere il tutto. Hai lavorato al nord, hai studiato. Sì, sono stato là, ho fatto anche diciamo un corso di scuola alberghiera. E quindi mi ha dato quella possibilità poi di partire. E di raggiungere un certo livello, certo. insomma. Poi, hai rubato i segreti. Sì, anche perché quando sei in una cucina e lavori con grandi personaggi o rubi con gli occhi o altrimenti non hai... Perché la tendenza è a nascondere. A conservare sì, le proprie... perché quello poi con l'esperienza che uno crea... È vero, eh? Cioè, tende a tenersi dietro un attimo... diciamo quella parte di convivenza sulla cucina e a quel punto tu o rubi con gli occhi o altrimenti non... È vero. Allora, mettiamo le nostre vongole. Spirito di osservazione. Certo. Spirito di osservazione. Fare tesoro di quello che... di ciò che si vede. Certo. Guarda, io giorni fa sentivo un famosissimo, forse ristoratore, chef più famoso Quelli d'Italia... Cozze. Che diceva che loro in cucina sono 18 persone. Dove ci sono. Perché per preparare un piatto servono, diverse, secondo la sua idea, 4-5 persone. Bravissimo. Quindi abbiamo messo tutto. Sì, abbiamo messo i nostri ingredienti, adesso li facciamo andare. Vediamo a che punto si trova la nostra pasta. La possiamo anche aprire. Allora Marco, guarda, io direi il sugo, il condimento del nostro pacchero è partito. Sì. Il pacchero è quasi cotto,
io direi non andate via, rimanete con noi. Noi torniamo immediatamente e vi mostriamo la parte finale e l'impiattamento della ricetta che Marco ha voluto dedicare alla nostra bandiera, il famoso pacchero, suo famoso pacchero tricolore. A tra poco, in cucina con lo chef. Eccoci ritornati. Marco, allora Marco non ha fatto niente di che a telecamere spente. Vai, vai. Scoliamo la pasta, ho tolto l'aglio come avevo detto precedentemente. Vado a mettere la pasta nel sughetto che avevo formato prima. Ricordiamo che stiamo preparando i paccheri tricolore. Sì. In onore della nostra bandiera, della nostra, diciamo, bella Italia, sì. Bianco, rosso e verde. Un pacchero. Allora, un consiglio che do sempre: cacciare la pasta molto al dente e farci andare un po' di acqua di cottura in modo da far venire fuori la pasta, perché nella pasta è l'ultimo momento di cottura che viene fuori l'amido. Sì. Ci serve poi quando andiamo a girare la pasta all'interno della nostra, del nostro sughetto, che andiamo a saltare la pasta, esce fuori quell'amido dove ci crea quella cremina che ci dà quel senso, diciamo, perché, di buon gusto. Perché l'acqua di cottura della pasta giustamente contiene l'amido. Perfettissimo. E quindi così. Marco, io vedo da qui, ma soprattutto sento, allora, peccato per chi non può sentire a casa, ma okay. Veramente. Allora, andiamo a impiattare il nostro piatto dopo che l'abbiamo fatto saltare un attimo, così abbiamo insaporito anche i paccheri dal sughetto. Impiattiamo il nostro pacchero. Ho sciolto questo piatto perché mi era quello più... Vi ricordo che noi qui ad In Cucina con lo Chef, e non c'è neanche bisogno di ricordarlo perché si vede, noi prepariamo prevalentemente ricette monodose, però certo. Al termine di ogni puntata, nella sigla finale, nella padella che vedete inquadrata sullo schermo in alto a destra, ci sono gli ingredienti elencati, ben specificati, e con le dosi sviluppate per quattro persone, perché noi abbiamo immaginato, Marco, la famiglia tipo di quattro persone, quindi se siete in tre fate il calcolo, oppure lo preparate per quattro. Un po' di abbondante non fa niente. Abbondante. Visto il piatto fresco e veloce. Sì, sì. Ma veramente, il sugo lo hai preparato... E nel frattempo cucinavamo la pasta. Nei minuti in cui si sono... cucinati, allora, in pacchero. Ecco, una volta diciamo che diamo, diciamo, un po' una certa posizione alle nostre cozze, anche per la presentazione del nostro piatto. Certo. Cosa faccio? Ci vado a spolverare un attimo. Gli metti un pelino un po' di paprika. Opla. È scappata, vabbè, non fa niente. E questo non pensaci sapevo. Tu. Vabbè, ti è scappata, non fa niente. Allora, possiamo subito rimediare. Sì, sì. Ecco qua, questo è il bello della diretta, vedi? Lo togli. Perfetto, allora prepariamo così. Ecco, adesso ci andiamo a mettere un po' parte del prezzemolo. Diciamo che c'è un po'. Hai aumentato un po' il rosso, Marco. Sì, è perché vero? Con questa. Però possiamo subito fare la, diciamo, sì, qualcosa di. La stai. La stiamo rimodellando un attimo. Va bene, dai, non ci sono problemi. Allora, Marco Travaglini da Termoli. Oggi ci ha appena preparato il suo pacchero tricolore, che ha anche del nero perché sono le cozze. Perfetto, ma la prevalenza, un attimo, la prevalenza è bianco, rosso e verde. Vero, Marco? Ecco qua, dai, ci va bene? Sì. Non ci formalizziamo, non ti preoccupare, sono incidenti che di possono percorso. Capitare. E il bello, diciamo... Allora, mettiamo il nostro piatto in modo che... Eccolo lì. Perfetto. Lo possiamo prendere. Va bene. E diciamo, questo è pacchero. Buon appetito. Allora. Tricolore. Grazie Marco, grazie veramente per essere tornato a trovarci. Paccheri tricolore di Marco Travaglini qui da Guglionesi, da In Cucina con lo Chef. Noi vi diamo appuntamento a domani. Tu, Marco, torni a trovarci. Certo. Sarai con noi per un po' di puntate. Mi fa piacere. Ci saranno belle sorprese perché Marco è molto molto creativo. Ciao da Gigi Di Simio. Arrivederci da Marco Travaglini. Ciao, ciao. Arrivederci.
Arrivederci da D'Urbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè, Tenute Marta Rosa, Azienda Agricola Biologica Petacciato Modesto, San Giuliano di Puglia.